Nel cuore del centro storico di Cosenza continua con successo la rassegna culturale Sere d'estate a Villa Rendano. Dopo le prime due serate dedicate al teatro e alla musica, sul palco dell'accogliente location della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani è andato in scena Va pensiero che io ancora ti copro le spalle, uno spettacolo esilarante tra parole e musica targato Scena Verticale. A coloro che ancora credono nelle istituzioni, a chi ha dovuto lasciare l'Italia per trovare un lavoro, a chi invece rimane in questi posti e resiste alla criminalità organizzata, ai matti che comunque decidono di avere famiglie numerose, numerose, numerose. L'idea è quella di riprendere il genere teatro canzone inventato da Gaber e da Lupo Orini, scrivendo dei testi nuovi, delle canzoni nuove che possono raccontare la nostra generazione, la mia generazione di quarantenni nell'Italia degli anni 2000, per cui tra precarietà, tra mancanza di lavoro, tra fissazione ad essere presenti sui social in maniera anche esorbitante. Insomma, in maniera ironica raccontiamo l'Italia di oggi. Ah, che fortuna, mamma, che fortuna, vivere in Italia e avere casa sulla luna. La rassegna Sere d'estate a Villa Rendano, che sta riscuotendo un notevole successo di pubblico e di critica, prevede un cartellone con altri quattro appuntamenti che si concluderanno il prossimo 21 luglio. Il nostro intento era proprio quello di dare un'alternativa ai cittadini e ai cosentini per poter ascoltare e godere un po' di buona musica e di buon teatro. Il prossimo appuntamento sarà dedicato al jazz e sarà un tributo ai grandi jazzisti italiani. Quindi mi auguro che anche il prossimo giovedì ci sarà la stessa affluenza.